Buonasera tifosi nerazzurri, dopo una settimana di sosta per la pausa nazionale è tornato il campionato e torna anche l'appuntamento del lunedì sera con Extra Time. A farmi compagnia come sempre c'è Massimo Paganini, buonasera. Ciao Federica, ciao Alberto, buonasera a tutti. E Alberto Santi, buonasera anche a te Albi. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera a tutti, ben ritrovati. Max, i quattro spunti di oggi quali sono? Sì, beh, Keita, abbiamo visto intervistato adesso, l'ho messo come punto di riferimento perché a mio modo di vedere ha fatto una partita migliore rispetto a quella con l'Eintracht, si vede che sta meglio, era stato fuori per tanto tempo, quindi si vede che sta meglio. Il lavoro di Asamoah perché ha spinto meno ieri, quasi bloccato sulla zona di centrale, però ha fatto un ottimo lavoro e soprattutto anche dei recuperi importanti, e lui a mio modo di vedere è uno dei punti di riferimento in una partita come quella di ieri, dove forse non ha brillato nessuno in particolare. La conferma di Handanovic, volevo sottolinearlo, ieri ha fatto due interventi importanti se vogliamo, però credo abbia raggiunto un livello di maturità veramente importante per lui considerando l'età. E le ultime 5 partite per una stagione, perché abbiamo di vedere in questo mese di aprile sarà veramente importante, come diceva prima Alberto, ci sono 3 partite determinanti, tra l'altro tutte in casa con le squadre che in questo momento, la Juventus perché è un punto di riferimento, ma le altre due perché ovviamente sono squadre importanti da giocarsi in casa. Partiamo dai movimenti di Keita. Sì, dai movimenti di Keita, perché si è mosso bene rispetto alla partita con l'Eintracht, ha fatto molto meglio. Qui lo vediamo recuperare un pallone, ricevere il pallone a metà campo, quando si vede che sta bene il giocatore. Qui va a puntare la linea difensiva, è vero che non calcia benissimo, però è in grado di fare 40 metri con la palla praticamente da centrocampo. Poi non calcia bene, deve trovare una soluzione migliore, però sta via via diventando consuetudine per lui questo genere di giocate, e se lo fai solo quando stai bene. Qui un'altra giocata che lui trova al limite dell'area e poi va a concludere, eccolo qui, 1-2 con Vessino, da scarica, si allarga in ampiezza per ricevere il pallone e poi va a calciare di sinistro. Questo movimento è soprattutto in quella zona di campo, sia a destra che a sinistra, che lui è molto più bravo. Quando si allarga e ha la possibilità in ampiezza di vedere la porta, perché è devastante nei primi metri, quindi lui è molto molto forte in questo tipo di giocate, ed è chiaro che però facendo la prima punta è un po' limitato, perché spesso ha dovuto giocare spalle alla porta, ha difeso molti palloni e fatto salire la squadra, però non è nelle sue caratteristiche, andrebbe sfruttato logicamente più sulla corsia esterna, dandogli la possibilità di entrare dentro il campo o comunque di strappare, così come ha fatto in queste circostanze. Passiamo al lavoro di Asamoah. Asamoah, ripeto, è stato un po' bloccato, mi ha stupito un po' questo fatto, perché mi aspettavo ieri che una partita giocata contro un 3-5-2 venisse giocata più sulle corsie esterne. Qui vediamo, è quasi a 3 la costruzione della difesa, perché rimane molto alto D'Ambrogio sulla corsia di destra, mentre loro rimangono bloccati in basso. Questo è già il secondo tempo, lui comunque qui alza la testa, e qui è bello perché trova Keita che si muove, come ho detto prima, si muove a venire incontro in quella zona di campo, sempre soprattutto nella zona di centro-sinistra dell'Inter. Qui va a scambiare con Perisic, bravo di nuovo ad attaccare la profondità. La palla è leggermente lunga, quindi qui Acerbi riesce ad intervenire, però abbiamo visto come la giocata sulla corsia di sinistra prevalentemente sia stata una giocata che è stata cercata poco, perché come ho detto Asamoah, a parte questo spunto forse del primo tempo dove è riuscito a trovare e mettere nel mezzo la palla, che poi non è stata chiusa, anche qui mancava la densità di uomini all'interno dell'area di rigore che potessero dislocarsi bene e andare a calciare verso la porta. Poi qui è un'azione del secondo tempo, sempre ha fatto una chiusura a mio modo di vedere importante, perché qui lo rivediamo sulla tre quarti della Lazio, ha la possibilità, alza la testa, vede il movimento intanto di Immobile che va ad attaccare lo spazio, dà copertura al compagno, quindi va a posizionarsi al centro della difesa, e in questo caso legge benissimo il taglio alle spalle di Skriniar e va a chiudere qui Caicedo avrebbe calciato verso la porta di Handanovic, così come poi ha fatto Immobile, ma ha fatto una gran giocata a mio modo di vedere, una gran lettura, ripeto, in un ruolo che poi nel secondo tempo è diventato via via forse in una difesa 3, quindi ha potuto spingere poco. La conferma di Handanovic. Beh, c'è poco da dire, devo dire la verità, nel senso che di partita in partita quest'anno credo abbia fatto un errore o due forse nell'arco di tutta una stagione. Qui andiamo a vederlo, è vero che il tiro qui è abbastanza semplice, quindi lui si distende, questo è più, diciamo, come si suol dire per i fotografi, no? Però fa una parata che è una parata nella quale lui si deve comportare in quel modo. Nell'altra sui Caicedo fa una parata strepitosa a mio modo di vedere nel secondo tempo, fa qualche cosa di veramente importante, però credo che al di là di tutto, al di là delle parate in sé, sia molto molto importante la tranquillità e la serenità che lui riesce a dare al reparto. Anche dopo questo cambiamento, anche dopo aver indossato la fascia di capitano, non è cambiato assolutamente il suo modo di stare in campo, il suo modo di essere, e l'equilibrio ovviamente di giocatori come lui è importante per la squadra in momenti anche difficili come questo, perché è vero che si arriva da una serie di vittorie, è vero che si arriva dalla vittoria del derby,
però il momento è delicato ed è importante aggrapparsi a degli uomini che danno un certo tipo di tranquillità, così come sta facendo lui. 5 partite per una stagione, quali sono queste 5 gare? Queste 5 gare sono le prossime 5. Diciamo, menzioniamo le più importanti, ma già da quella di Genoa contro il Genoa a Genova è difficile, perché il Genoa è un avversario ostico per l'Inter da sempre. Arrivi e vai a giocarci in un momento nel quale loro in casa stanno particolarmente bene, perché hanno appena battuto la Juventus, e quindi affronti una squadra difficile in un momento in cui ti devi aspettare che le altre possano fare dei passi avanti, quindi devi andarla per vincere. Poi ci avrai l'Atalanta in casa. Ovviamente l'Atalanta in casa è una partita, uno scontro diretto, perché l'Atalanta sta benissimo dal punto di vista fisico e verrà qui per giocarsi la partita. Tolgo la partita successiva rispetto a quella dell'Atalanta, perché ovviamente è una partita più abbordabile. Le altre due sono le ultime due che chiuderanno il mese di aprile, sono con Roma e Juventus, entrambe in casa, perché sono entrambe in casa, ma ovviamente due partite che saranno poi determinanti. E in questo mese, avendo tre scontri diretti praticamente, perché la Juve devi pensare che sia uno scontro diretto, perché è il derby d'Italia, e quindi è una di quelle, cioè è la partita per l'Inter della stagione, e quindi una partita che dal punto di vista del nervoso porterà via tantissimo. Potrebbe portare via tantissimo anche nell'attesa di arrivarci, questo è il punto. E quindi questo mese di aprile, poi non ci rimane più tanto tempo, il mese di maggio ci sono 3 settimane da giocare, 4 partite da fare, poi è finito il campionato, quindi al di là di tutto direi che il mese d'aprile diventa determinante.